Il PG National Spreadator sta per tornare e dobbiamo prepararci alla nuova stagione 2019, quindi PG Esports è pronta per introdurvi il Promotion Tournament. Il Promotion Tournament sarà un torneo che potrebbe dare la possibilità a nuovi team di intraprendere questo percorso e poter competere a livello nazionale affrontando i migliori team italiani di League of Legends. 5Vedere Esports e Cyberground Gaming riusciranno a portare alta la loro bandiera all'interno del PG National Spreadator oppure vedremo affrontarsi nuovi promettenti giocatori? Il torneo sarà suddiviso in 4 fasi: l'Open Qualifier, il Group Stage, il Knockout Stage e il Promotion Finals. Andiamo quindi ad analizzare queste fasi nel dettaglio. Prima fase, Open Qualifier. L'11 novembre avrà inizio questa fase, dove qualsiasi team avrà la possibilità di iscriversi al torneo. Verranno svolte solo partite Best of One ad eliminazione diretta e solo 4 team passeranno alla fase successiva. Seconda fase, Group Stage. I 4 team vincitori dell'Open Qualifier dovranno affrontarsi in un girone all'italiana andata e ritorno, con le partite che si svolgeranno il 14, il 21 e il 28 novembre. Terza fase, Knockout Stage. Il 4 e 5 dicembre si procederà per gli scontri diretti, con 2 match best of 5. Da 4 team ne rimarranno soltanto 2, che passeranno alla fase conclusiva del Promotion Tournament. Ultima fase, Promotion Finals. L'11 e 12 dicembre ci sarà la fase decisiva. I vincitori del Knockout Stage avranno l'opportunità di affrontare i 5Vedere Esports e i Cyberground Gaming, ovvero gli ultimi classificati nella scorsa stagione del PG National Spreadator. Essendo arrivati settimi, i 5Vedere Esports sceglieranno quale dei due team giunti a questa fase andranno ad affrontare, per poi procedere alla successiva Best of 5. Chi saranno i protagonisti del PG National Spreadator nel 2019? Forse potreste essere voi. Iscrivetevi ora su pge.gg.